Beh, io mi chiamo Gino Stedile e sono un ex dipendente del Comune di Volano. Il mio lavoro era fare l'idraulico nel Comune di Volano, cioè tenere sicuramente l'acqua, che tutti abbiano l'acqua nelle case. Perché da ragazzo sono nato, diciamo, in mezzo all'acqua, nel senso che abitavo dove era l'acquedotto di Rovereto, l'acquedotto Comune di Rovereto, e la mia grande curiosità era quella di vedere cosa c'era dentro in questo acquedotto. Vedere l'acqua che scorga, insomma, e quest'acqua che andava nelle case, andava alle fontane, ma andava nelle case, che tutti quanti sappiamo che basta aprire il rubinetto e l'acqua arriva. Pertanto, poi con gli anni più avanti, quando che la persona diventa un po' matura, si vestisce anche in modo carnevalesco. Allora sono andato vestito da carnevale. Con sulla scritta Fontanaro, Fontanaro, cioè il fontanaro sarebbe stato quella persona che pulisce le fontane dei paesi. Dopodiché nell'82 ho fatto un concorso qua nel Comune di Volano, ecco, e ho fatto quasi 20 anni nel Comune di Volano. Ora sono in pensione da circa 11 anni. Il mio passatempo è ancora lavorare. Sono Renzo Cainelli e sono l'operaio del comune attuale, uno fra gli altri, e sono andato un po' a sostituire quello che era il lavoro del nostro Gino che ha appena parlato. E mi occupo di idraulica e sono qui con voi oggi anche per illustrarvi assieme al Gino, a Stefano e agli altri collaboratori, diciamo un po' quello che è il ciclo dell'acqua nel nostro paese. Sono Matteo Stefano e rappresento la Dolomiti Reti, che è la ditta che attualmente gestisce l'acquedotto di Volano assieme agli altri acquedotti che sono qua della zona della Valle Agarina. E niente, abbiamo il piacere di portarvi a vedere da dove arriva la vostra acqua che bevete tutti i giorni e che noi teniamo controllata e che sia sempre potabile in modo da non creare problemi alla popolazione. Parto che al posto di questa fontana qua, che tutti qua avete modo dopo, ve la passo. Questa fontana qua è stata, diciamo, installata prima, verso il 1800. Cos'è che serviva questa fontana qua? Serviva? Serviva per le donne a lavare il bucato, ma in particolare serviva agli animali, perché gli animali andavano a bere direttamente l'acqua pulita, non si poteva dare l'acqua sporca. In pratica, se voi vedete qua, c'è un animale qua, un bue, no? Con un contadino che andava in campagna, però prima di andare in campagna si fermavano lì ad abbeverare, no? Ecco. Allora, volevo dire che questa fontana qua, che è stata diciamo, abbattuta nel 1962, ha dovuto tirarla via perché ormai i carri stavano scomparendo, gli animali stavano scomparendo e serviva a far posto alle macchine che hanno preso loro, insomma, piede, no? E attualmente appunto questa fontana è stata messa qua nel 2009 al posto di questa vecchia fontana. Insomma. Sono venuto qua a abitare nel 72, però nel 72 ormai non c'era più. Qua a Volano di queste fontane qua, come questa, prima del 62 diciamo, erano circa, dunque c'era la fontana di Piazzotta, che è questa, c'è la fontana di via Venezia, c'era una fontana in via Europa, e una fontanella in via Ponta che c'è tuttora, però è stata diciamo rifatta anche quella, e una in via Roma. Prima di queste fontane qua c'era un pozzo che tutte le persone andavano a prendere l'acqua, si chiamava il Pozzo di Val. Allora, per questa fontana qua io ho qua una foto fatta nel dopo il 50 diciamo, che venivano le donne a prendere l'acqua in questi secchi, noi che chiamiamo i Crassi Dei, che chiamiamo i Celeti, questa che era l'attrezzo, diciamo, il pezzo di legno che le donne e gli uomini portavano l'acqua, cioè partivano da qua per andare a casa a portare l'acqua, perché nelle cucine, nelle case non c'era l'acqua. Dopo nel 53-54 è stato diciamo, costruito il primo acquedotto di Volano, che è quello andremo poi a raccontare. L'acqua oggi si paga anche giustamente, quindi non bisogna avere degli sprechi, fare degli sprechi, bisogna usarla con parsimonia. L'acqua al giorno d'oggi passa da uno di questi oggetti, che è un contatore dell'acqua, che
si capisce che l'acqua, prima di sgorgare dalla fontana e anche alle case nostre, deve passare da uno di questi, che contabilizzerà quanta acqua passa, per poi i vostri genitori, diciamo, dovranno pagare per voi, per l'utilizzo che ne fate. Fontana vecchia, Saria. Noi che abbiamo messo in italiano fontana vecchia, ciò che c'è in fontana vecchia noi. Qua, Ghera, dove c'ho te, qua, nell'82, che vi ricordo, che ogni venerdì la veniva in comune, e la che diceva, mandeme su il fontaner a netarmi la fontana. Allora, mi granetevo il venerdì mattina, no? O venerdì pomeriggio. Quando lunedì era uguale di prima, però io la volevo la fontana netta, perché mi pago le tasse, la diceva. Ecco, quindi avete visto quest'acqua, immagino che sappiate, possiate immaginare che quest'acqua verrà in quantità molto maggiore quando ad esempio c'è la neve, quando c'è molta pioggia, perché la pioggia scende nel terreno, quindi arriverà alle falde che la porteranno in questo rio. Ecco, potete sentire molto bene il rumore dell'acqua che passa attraverso le pietre. Libertà, felicità, tranquillità, libertà, acqua addosso, una cascata, libero nella natura, libero nella natura, una cascata di doccia, una doccia, una doccia. E adesso come state? Normale. Bene. Male. Normale. Bene. Bene. Male. Esattamente come prima. In questa vasca i contadini una volta mettevano dell'acqua, vi mescolavano i prodotti a quest'acqua, come il verderame, da poter dare alle viti, affinché non vengano i parassiti e non facciano del male alle viti stesse. Questa stradina qua porta agli acquedotti, ai primi acquedotti che sono stati fatti nel 54. Qua ci troviamo nella zona detta Fosc. Qua ci sono tutti gli acquedotti. Arriva l'acqua dal pozzo, arriva l'acqua da sortiva. Qua le acque si miscelano, poi il tecnico spiegherà meglio. Io vi porto a vedere dove nasce l'acqua. Allora, come ha detto Gino, questa è una delle due sorgenti che sono qua. Queste due sorgenti portano acqua, però non per tutto l'anno. Non sono in grado di garantire da sole la necessità d'acqua per il comune di Volano. L'acqua da queste due sorgenti va in quel piccolo serbatoio, dove viene aggiunta quella che viene pompata dai pozzi quando questa non è sufficiente. Dai pozzi viene, va direttamente nello stesso contenitore, si miscela e va dentro nel serbatoio. Adesso andiamo a vedere. Quello lì a cosa serve? Quel tubo lì è quello che porta l'acqua dalla sorgente più alta di Volano fino a qui.